vi sento, più forte, più forte, più forte! Uno, due, tre! E allora, Caso Liceo, buonasera a tutti! Buonasera, benvenuti, ben arrivati, siete tantissimi! Ce l'aspettavamo, Nidia? Ce l'aspettavamo! Sì e no! Ehi, Minions, siete bellissimi, mamma mia! Questo è un po' di improvvisazione. Ok, allora, dunque, come sapevate c'era la premiazione del gruppo più numeroso, però adesso lo vedremo tra poco perché qui è proprio difficile mettere, mamma mia, quanta gente anche lungo il corso, siete bellissimi. Allora, quindi, dalla regia mi confermano la premiazione del gruppo più numeroso, la facciamo dopo? Ah, ok, ok, ok. Ciao Arlecchino! Allora, i gruppi erano tanti, eh? Noi non abbiamo redatto una scaletta, veramente avrei dovuto farlo io, ma dopo vi raccontiamo anche la storia delle mie calze. Chiamo qui sul palco Don Peppone e Camillo, che vogliono farvi... Ah, Don Camillo e Peppone, era. Che Don Peppone e Camillo, Nidia? Voglio qua Don Camillo e Peppone perché vogliono fare un saluto. Dove sono che non li vedo? E hanno aperto la parata. Sì, hanno aperto la parata. Allora, muovere, veloce, devono venire Peppone, veloce. Peppone, dov'è Peppone? Veloci, qui in console. Scusa, Valeria. Già sta spogliata. Sono andati a mangiare. A proposito di politica, che si mangia? Una sorpresa, una delizia. E quindi, come un buon sindaco che si rispetti, andate a fare uno spuntino, giusto? Giusto dalla regia? Ok, allora, vogliamo qui un rappresentante per ogni gruppo. Don Peppone è andato a fare, Don Camillo è andato a fare uno spuntino, ma gli altri? Allora, Fred Flintstone, vieni qui. Un applauso a Fred Flintstone. Però assieme a Fred anche Vilma. Dov'è Vilma? Vilma la clava. Dov'è? Vieni, vieni. Ma no, andate voi due insieme, va bene? No, non l'abbiamo sentito, Fred. Vilma! E ci vuole dentro il grotto. Un grande applauso a questo Fred! Fred e Vilma! Solari! Ecco, c'è anche la TV qui, perché dovete sapere che noi qui a Caso li abbiamo anche una TV ufficiale del nostro Arch Ricci, Ricci Maria Carmela. Casoli.org. Un grande applauso a lei. E il nostro fotografo ufficiale Giuseppe Di Padova, che si presta sempre. Allora, poi i Minions, vogliamo un Minions qui. Allora, un rappresentante. Sì, rimanete, facciamo una piccola intervista. Allora, i Minions, un pallino delle emozioni pure. E allora, sapete, non solo gruppi locali qui a Casoli, ma ci sono venuti da un paese meraviglioso che è quasi confinante col nostro, un futuro gemellaggio con Atessa. Un grande applauso! Agli Angeli e Devi! Vieni, vieni, Pina, vieni, vieni! Vieni sul palco! Allora, il rappresentante dei Minions non lo vedo. Dov'è? Dov'è? Chi è dei Minions? Vuol venire? Ci mettono tempo ad arrivare, sono Minions. Questo bellissimo diavolo, come si chiama? Io sono Pina. E allora, un grande applauso al nostro gemellaggio di Atessa. Grazie. Non tocca la luna. Allora, posso prendermi un attimo per dire dell'associazione? Lei è il presidente dell'associazione Tocca la Luna, alla quale associazione noi un po' ci siamo ispirati per questa giornata del carnevale. Perché? Perché loro organizzano un carnevale meraviglioso tutti gli anni, in estate e in inverno. Giusto? Ci vuoi dire qualcosa tu, Pina? Siete invitati sabato alle 2:30 a Tessa, se non piove, non nevica, non fa qualcosa del genere, perché noi siamo un po' sfortunati per questo. Però faremo tutto. Se nevica, grazie. È un bel carnevale divertente, come al solito, siete tutti invitati. Grazie. Buon divertimento. Allora, sabato a che ora, Pina?
14:30. Vi ritrovo dove? Piazza Oberdan. Allora, Piazza Oberdan sabato ore 14:30. Non vi spogliate, rimanete vestiti così fino a sabato. Fino a sabato rimanete così, almeno non vi sciupate, sapete niente. Bene. Ma ci vuole la lavatrice da 80 kg per me, ma va bene. Allora, i primitivi chiaramente non si devono neanche fare la doccia, come mi insegna il nostro Fleck. Certo. Allora, quindi rimanete così, no? Perché a casa mia succede così, che stasera noi ci spogliamo e poi sabato i santi e tutte le, per ritrovare le, la parrucca. Quindi rimanete così e sabato pomeriggio Piazza Oberdan a testa si parte con il meraviglioso carnevale dell'associazione Tocca la Luna. Un grande applauso a loro. Pronti per sabato. Pulire coriandolo. Noi rimaniamo così ancora per un pochetto. Allora, un altro bellissimo, meraviglioso gruppo è quello capitanato, posso dirlo così, capitanato? Dalla nostra Silvia Travaglini, la conoscete tutti? Prego Silvia, dici qualcosa del tuo gruppo, vieni avanti. Eravamo partiti in sordina, dovevamo essere tre chef, invece siamo un bel gruppo di 16 persone. Ma 16 persone, infatti, ci hanno fatto... Tutti. Sì, scusami, ecco, scusami. Ci hanno fatto una bellissima sorpresa gli chef di Vicenne, un grande applauso a loro! Ma ci hai portato qualcosa da mangiare, Silvia? Penso che hanno assaggiato un pochino tutti le chiacchiere che hanno fatto le signore della contrada. E quest'anno abbiamo fatto un piccolo carro. Magari l'anno prossimo lo potremmo fare anche un po' più grande. Brava! Allora, questo però dico alla regia e al nostro quasi presidente Onidia, meriterebbe un premio, solo per queste belle cose, belle delizie che ci hanno fatto assaggiare. Ne prendo uno per far vedere. Bravo! Eccole qua le chiacchiere di Vicenne! Sono delle chiacchierone queste chef di Vicenne! Un applauso a loro! La vuoi una chiacchierina, dai! Vai, Giocciolina! Allora, grazie Silvia, rimani qua. Adesso qua ci sono invece il clown, questo gruppo coloratissimo. Lascio un applauso a voi, ma ve lo faccio dopo. Lascio la parola a voi. Prego, presentate. Buonasera a tutti. Noi siamo una siamo un'associazione di Casoli. Per chi non ci conoscesse, facciamo clown terapia all'interno delle strutture. Dammi un po' di voce. Siamo felici per l'invito perché ci avete voluto, quindi siamo qua molto volentieri, in rappresentanza del gruppo che sta, la nostra famiglia che sta crescendo. Che dire, ottima festa. Nana, siete stati bravissimi, è sempre un piacere. Noi vi ringraziamo non solo per oggi ma per sempre per quello che fate. Bravi, sì, bravi, perché grazie, questo grazie. Gruppo si presta molto per tutto quello che è il sociale. Un grande applauso ai clown capitanati dal nostro amico Sandro. Bravi! Che Sandro, lui è Gulliver. E allora, Sonia per la rappresentanza dei Minions. Giusto? Sì, Sonia, dov'è Sonia? Dov'è? Va bene. C'è Mariangela. Mariangela, che ci vuoi dire del vostro gruppo? Com'è nato questo gruppo? Ci siamo riuniti tutti quanti qua oggi per fare una grande riunione. E ci siamo divertiti. E allora un grande applauso ai Minions! Allora, continuano la carrellata di tutti i gruppi. Valore a tutti i colori della vita, la cooperativa Volentieri, la conoscete tutti. Allora, prego. Verso di noi, è carnevale, ragazzi, questo è il bello della diretta. Lei è la nostra Saretta, un applauso a lei e a tutta la cooperativa Volentieri. Prego, ti lascio il microfono, come ti chiami? Lara. Prego Lara, dici qualcosa della cooperativa Volentieri. Noi siamo una piccola rappresentanza della cooperativa, come si può leggere dalla scritta sul cartello. Ok. E siete bellissimi! Siete bellissimi! Bravo il nostro Gulliver, un grande applauso alla cooperativa!
sono gli scomposti, i nego scomposti. Gli scomposti, sì. Saretta. Intanto che si preparano i nego, un altro bellissimo gruppo, la carica dei 101. Però loro sono un po' timidi, quindi hanno bisogno di un grande applauso. Per farmi venire, c'è la cattivissima Crudelia. Bravissima Sara. Ok, grazie, brava Sara. Ecco, venite con questi bei cagnolini. Belli questi animaletti. Francesco. Buonasera a tutti. Noi siamo l'asilo delle suore Alcantarine qui a Cacioli. E loro... Io sono Angela e loro sono i miei cucciolotti. Grazie a tutti per essere qui. Anch'io sono una delle organizzatrici. Vi ringraziamo a tutti per questa bella partecipazione. Veramente grazie. Un grande applauso! L'asilo delle suore Alcantarine non manca mai di presenziare a tutto ciò che noi organizziamo, quindi davvero meritano il nostro grande applauso anche per ciò che riguarda l'addobbo dell'albero. Hanno organizzato degli spettacolini, forse gli unici, quindi siete stati bravissimi, sempre volenterosi e dei piccoli artisti. Un applauso a questi cagnolini. Allora, quale altro gruppo? Eccoli qua i Lego! Sì. Il gruppo degli scomposti. Ecco qui, ricomponiamoli. Ah, non puoi parlare. Oddio, e come ci capiamo? Ok. Svalvolati, lo devo dire, però non mancano mai di ricomporsi in gruppo compatto e coeso pur di presenziare le nostre manifestazioni, quindi bravissimi al gruppo degli scomposti, il gruppo dei Lego. Prenditi l'applauso, grande. Grazie. Poi c'è una signora che regala abbracci. Alice, fa parte del vostro gruppo. Eccolo, è vero, non li vedevo. Alice nel paese delle meraviglie, qua in console, venite. Questi sono bellissimi, non ho idea di chi siano. Chiaramente non ci puoi raccontare nulla, proviamo un po'. No, ha detto salve a tutti, ma voi non avete capito, giusto? Ah no, qua non c'è nessuno che può parlare. Cosa posso dire di questo gruppo? Una sola cosa, tagliateli la testa! Ah no, tagliamoli la testa, ma sono bellissimi! Alice, eccola qua Alice! Bella Alice, vieni, fatti vedere, fatti fotografare, fatti riprendere dalla nostra casoli TV. Vai, il nostro architetto, aspetti che mi tolgo, perché io non c'entro nulla. Ecco voi! Alice nel paese delle meraviglie, il cappellaio matto, tutte le carte bellissime, anche loro sono state, è stato quasi il primo gruppo a prepararsi e ad iscriversi a questa bella manifestazione, un grande applauso a loro. Allora intanto io intrattenevo, ma sì, c'è anche il gruppo CSE, ma vengono qui dalla regia, arrivano o no? Che vogliono vedere il gruppo CSE? Il gruppo CSE, li chiamiamo qui sul palco, no, sono andati via, ok, quindi anche loro. Ok, Don Camillo e Peppone ci hanno fatto sapere che sono stati trattenuti con urgenza, che ne so, avrà mangiato troppo. No, io lo dico perché un nostro membro che doveva partecipare oggi ha avuto un attacco di... come si chiama quello che ha fatto secondo a Sanremo? Lazza! Ecco, quello lì! Ehi! Non era preparato, giuro!
e comunque non ho detto una bugia, ha avuto quel virus intestinale, ecco, chiamato Lazzarone. Intanto approfittiamo per ringraziare la maggior parte dei commercianti di Napoli, dei professionisti e delle aziende anche di Sembapiana che ci hanno permesso ed è voluto qualche soldino per poter realizzare questa bella manifestazione e questo bel evento. Ringraziamo anche il comune perché ci ha permesso. Allora, la regia ci può alzare un po' il microfono perché non si sente il microfono di... Ok. Allora, ringraziamo giustamente tutti la maggior parte dei commercianti di Casoli, di Selvabiana, i professionisti e le aziende che ci hanno dato qualche soldino per permetterci di realizzare questo bellissimo evento. Ringraziamo grazie ai commercianti. Ringraziamo l'amministrazione che ci ha permesso di utilizzare il suo pubblico e anche la sala polivalente. Sì. Perché ricordiamo che ieri c'è stata una mega festa, un mega party alla sala polivalente, dove hanno partecipato tantissimi bambini, ci siamo divertiti tanto e forse weekend. È là che ho perso la voce. Casoli, un bel weekend, Casoli de Janeiro quest'anno, Casoli de Janeiro, ma anche martedì. Ricordiamolo! Ricordiamolo che prima di andare ad Atessa in piazza Overdan sabato alle ore 14:30, martedì è un evento simile a quello di oggi, cioè martedì alle ore 15, non si partirà dal Conad perché chiaramente non pretendiamo di bloccare il traffico per tutta la città, però partiremo da Piazza San Rocco e faremo questo bel giro. Con una bella sorpresa anche, perché c'è una sorpresa anche tra poco, ma ci sarà un'altra sorpresa bella anche martedì, quindi chi può e chi vuole, ma soprattutto deve essere qui martedì alle ore 15. Noi non vogliamo. Adesso la vogliamo fare questa premiazione? Direi proprio di sì. La facciamo? Sì. Allora, intanto diciamo che il gruppo Arcobaleno delle Emozioni. L'arcobaleno delle emozioni hanno vinto il primo premio come gruppo più numeroso e hanno vinto tutti i figli della cantina dell'azienda Simbi e hanno vinto un aperitivo cenato al Checkmate per 10 persone, però noi va bene lo stesso. Allora, lo conoscete il Checkmate, già che ce l'ha offerto questo bel premio? Certo. Facciamogli la degna pubblicità che merita. Ce l'ha offerto Sergio del Checkmate questo meraviglioso premio, questo aperitivo cenato e le bottiglie di vino, l'azienda agricola Tilli, chi non conosce quel buonissimo vino che ho bevuto io 5 minuti fa, perciò sono così allegra e bella, che se no voi mi conoscete che sono sempre un po' triste, timesta e timidona, però due bottiglie di quel vino lì e viene la favela. Se vogliono le possiamo pure aprire. Certo, abbiamo bisogno. Eccoli qui, un rappresentante del CSE che viene a prendersi l'applauso per aver partecipato oggi. Vieni vicino a me, sì, pure tu. Tommaso, dai. Tommaso, Tomma, CSE, forza. Malvina. I rappresentanti del CSE. Allora Malvina, ti è piaciuta questa festa? Tommy. Ma tu da che ti sei vestita? Dillo, perché c'è la signora Giovanna di Rocca Cannuccia che non aveva capito. Biancaneve. Ma allora oggi, da oggi in poi ti dobbiamo chiamare Biancaneve o Malvina? Bianca, Malvina, Neve. Bianca, Neve, Malvina. Malvina, Bianca, Neve. Vabbè. Malvina per voi. Ti è piaciuta questa giornata? Dai, la rifacciamo? Certo, tutti voi. Tutti voi. Bravo. E il CSE sarà presente? Noi siamo i gruppi CSE, sempre più grande. Bravo.